Allora, questa serata è stata organizzata grazie ovviamente alla disponibilità degli autori, con la collaborazione dei volontari e del team che segue la nostra biblioteca di Domus. Domus è una biblioteca che è specializzata in particolare sul settore della disabilità, perché di questo ci occupiamo e come dire, ci piace periodicamente fare degli eventi in cui vengono presentati dei libri che possono in qualche modo avere attinenza con la disabilità o semplicemente essere dei contesti più culturali. Allora, Domus Letizia è un centro, è una cooperativa sociale, un centro di abilitazione e riabilitazione che segue persone con disabilità. Adesso parlo del libro, non è che voglio parlare a lungo di Domus, perché so che il focus non è questo. Però quando ci presentiamo ci piace dire che siamo un centro specializzato nel seguire persone che hanno problemi di pluridisabilità o problematiche comportamentali gravi. Quindi un centro che si è specializzato. Poi, leggendo questo libro, in particolare l'introduzione, mi ha colpito una frase, no? Che dice proprio: il modello di ultraspecializzazione provoca diseconomie e non appropriatezza nella cura della persona. Ecco, boom. Allora, si tratta di cercare di tenere insieme la specializzazione e la persona al centro, perché se no la persona viene spacchettata, viene divisa, non è più persona ma è quel problema di specifico e non si vede più la sua globalità, per cui cercare di tenere la persona al centro. Andando a fare una formazione in giro, in realtà al Consorzio Iris, mi è capitato di vedere appeso in un'aula una frase di Patch Adams che diceva così: quando curi una persona puoi vincere o perdere, se ti prendi cura di una persona puoi solo vincere. Ecco, il tema è proprio questo: prendersi cura delle persone. Dobbiamo ricordarci appunto di non solo di curare le persone ma di prendercene cura. Per cui io ringrazio questa sera gli autori di questo libro perché ci hanno, come dire, fatto fermare ancora una volta su questo, sulle persone, prendersi cura delle persone, perché portano numerosi esempi in cui appunto operatori con vari tipi di formazione si sono fermati, hanno ascoltato le persone, le hanno accolte e, come dire, le hanno saputo far tirare fuori quel pezzo della loro storia che magari faceva anche male, che però diventa una testimonianza di resilienza e quindi gli restituisce quella dignità di persone. Ecco, con questo io vi auguro una buona serata e do la parola ai nostri ospiti. Mi piace la poesia, c'è un poeta che dice così: se togliamo ciò che ci hanno dato gli altri, ci rimane ben poco. In questo libro c'è molto di quello che mi hanno dato gli altri. Ma qualche volta mi chiedo, ma chi sono io per scrivere un libro, con tutti i libri che ci sono? Non ho forse un po' di presunzione? Però mi viene in mente un ragazzo che io ho avuto qui in trattamento, un certo Virgilio, magari qualcuno di voi l'ha conosciuto, e questo ragazzo mi diceva tutte le volte che veniva da me in trattamento: scrivi, scrivi, scrivi. E questo, una notte ho avuto un sogno dove lui mi diceva: guarda che se non scrivi parleranno le pietre. E allora da quella volta lì ho cominciato a scrivere, insomma, perché poi scrivere, io sono uno abbastanza sgrammaticato. Allora, dicevo che questo ragazzo Virgilio mi ha dato forse l'input, no, per cominciare a scrivere. E questo ragazzo lo troverete qui a pagina 109 del libro. Questo libro per me è finito, nel senso che quando l'ho scritto è finito. Adesso il libro è vostro e io credo che il libro lo faccia il lettore, non tanto noi che l'abbiamo scritto. Lo farete voi quando lo prenderete in mano. Noi ve lo diamo, ve lo diamo. E
ancora cito un poeta che dice così: risuonerà in voi d'armonie e di morbide follie? Speriamo, noi siamo fiduciosi. E innanzitutto spiego un pochettino che cos'è questa resilienza, no? Perché è una parola un po' nuova. Resilienza non è solo affrontare, adattarsi e sopravvivere alle disgrazie, ai traumi e alla difficoltà della vita, ma è specialmente trasformare queste difficoltà in risorse e opportunità per crescere. E proprio qui comincio dalle mie difficoltà, perché qui abbiamo parlato anche un pochettino delle nostre difficoltà, sia come terapisti, ma poi anche le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare nella vita, perché volere o no entrano poi anche un pochettino nel lavoro. Comincio da questo: io da bambino ero grosso, ero obeso e sono stato un po' vittima di bullismo. Mi chiamavano bolide, bomba, crack. E anche qui la risorsa che ho trovato è chiedere l'aiuto degli altri. Ho chiesto l'aiuto di uno psicologo, tra l'altro di Luciano Monibidi, non so, che è stato qui alla Domus, è un grande personaggio per me. Ecco, questo. E forse l'ho identificato un pochettino da adolescente, l'ho identificato un po' con il mio papà. Poi altre difficoltà che ho avuto nel lavoro è scoprire in me la paura, l'impotenza sul lavoro. L'impotenza, cioè, vuol dire che le persone non guariscono tante volte, le persone non riescono a migliorare altre volte. E come fare a superare questa impotenza? Anche io ho chiesto aiuto agli altri, ho fatto diversi corsi, diverse supervisioni. E mi ricordo che la prima fisioterapista che mi ha fatto da tirocinante era allucinante, nel senso che era una fisioterapista sadica che faceva correre i bambini a suon di frusta intorno alla palestra. Erano gli anni in cui queste cose si potevano ancora fare, oggi non è proprio più così. E poi qui anche ho dovuto acquistare l'autonomia, ecco, come resilienza, come risorsa personale ho dovuto cercare la mia autonomia, cioè ho cercato di distaccarmi da un tipo di fisioterapista così. Un altro trauma l'ho avuto in piscina, perché il mio istruttore mi ha messo la testa sott'acqua. Da allora ho avuto paura dell'acqua ed è stato un trauma. Un'altra volta un ragazzo che io avevo in trattamento, siccome facevo l'idroterapia, mi ha buttato dentro l'acqua alta con l'accappatoio, il cappotto, tutto dentro l'acqua. E anche qui ho visto la morte in faccia, non so se vi è mai capitato. In un nanosecondo ti passa in mente tutta la tua vita, ecco, ti passa in mente. E qui cosa ho trovato? Ho trovato l'energia personale. Avete mai pensato una rana quando cade in un secchio d'acqua, cosa fa? Non d'acqua, di latte. Una rana che cade in un secchio di latte si agita finché il latte diventa burro. Ecco, io ho fatto lo stesso, mi sono salvato anche con la mia vita. Ecco. Poi un'altra grossa difficoltà l'ho avuta quando la mia fidanzata mi ha lasciato, 4 anni di fidanzamento, insomma, qui e là, e io ho tentato quello che si chiama oggi il suicidio, una cosa del genere, che ero quasi lì per buttarmi da un ponte, e a un certo punto, chissà perché, mi è venuta in mente la mia nonna che mi diceva: una persa, 100 trovate. E questa è stata la risorsa che noi chiamiamo la memoria delle origini, cioè le persone che ci hanno educato, le persone che fanno parte della nostra storia, dai genitori, i nonni, e a volte ci lasciano dei messaggi dentro che saltano fuori in certi momenti. E com'è nata allora questa idea di questo libro? È nata un po' da questo. Dopo 35 anni di servizio che abbiamo avuto sia io che Renata che Gianluca, insomma siamo abbastanza vecchi del mestiere, no? E abbiamo scoperto di avere una posizione privilegiata, perché abbiamo visto che nel nostro lavoro abbiamo incontrato tantissime persone che hanno una forza, una spinta, uno spirito vitale, e questo sia nei bambini che negli adulti, e queste sono veramente risorse enormi, ecco. E allora abbiamo detto: perché non portare queste risorse anche agli altri, perché non comunicarle agli altri? E questo è stato un po' quello che ha fatto nascere il libro. E
anzi no, io non li chiamo tanto più pazienti, no? Ecco, li chiamo esigenti, perché sono persone che esigono da noi una presenza, un ascolto, una relazione, un accompagnamento qualificato. Per me sono dei grandi maestri, e questa insomma è la resilienza, e questa è la forza muscolare e spirituale che vogliamo darvi con questo libro. Il titolo del libro è nato da un racconto che ci ha portato Nadia, l'ho trovato anche questo nel libro. Ecco, Nadia è una ragazza che è caduta dalla moto, è rimasta paraplegica in carrozzella, e raccontava i suoi terapisti, le dicevano sempre: alzati, fai dei chilometri, e questo l'abbiamo preso noi, insomma. Ecco. Con questo libro abbiamo voluto dire che queste esperienze sono possibili, e la sfida che noi così ci promettiamo, insomma, ecco, che anche leggendolo voi scopriate o riscoprite delle grosse risorse che avete anche voi per superare le crisi che la vita ogni tanto ci porta. Questa idea l'abbiamo condivisa, insomma, con Renata e con Gianluca. Renata, ecco, la ringrazio per la sua gentilezza e delicatezza, e Gianluca per la sua capacità di ascolto, di prendere delle decisioni oculate e sagge. Ringrazio molto loro e ringrazio molto voi. E vi racconto un po' come, diciamo, dalla nascita dell'idea, come abbiamo poi trasformato il lavoro e che insomma è giunto in questo finale, questo libro che speriamo, appunto, come dice Giorgio, che vi possa interessare e essere da letto. Per prima cosa, come premessa, non avrei mai immaginato di trovarmi a scrivere un libro, perché la prima cosa che ho pensato quando Giorgio mi ha coinvolta che io non ero assolutamente capace a scrivere, che non ero in grado, e poi strada facendo, proprio perché ci siamo trovati insieme e quindi ho pensato che probabilmente tutti insieme era fattibile, e siamo andati avanti e siamo qua. Allora, abbiamo iniziato in parte avvalendoci delle nostre esperienze ormai trentennali e delle tante persone incontrate, e quindi ci siamo basati su molte storie che abbiamo ormai alle spalle come bagaglio. Poi abbiamo cercato di mettere giù una serie di domande e una griglia che abbiamo presentato a sia colleghi fisioterapisti, logopedisti, psicologi, quindi terapisti, operatori a vario titolo, e a pazienti che sono stati disponibili a raccontarci la loro storia, a darci la loro testimonianza. L'attenzione si è concentrata soprattutto su situazioni chiaramente che abbiamo incontrato, quindi di difficoltà, di malattia, di traumi vari, e su questa resilienza di cui vi ha parlato Giorgio. E le persone hanno risposto in modo molto positivo, sono stati molto, molto disponibili. E quindi il, diciamo, filo conduttore di tutto il nostro lavoro, della nostra raccolta di storie, è diventata appunto la resilienza e l'alleanza che si crea tra operatore e paziente. E quindi tutte le storie che troverete narrate in questo libro hanno questi due, diciamo, temi come filo conduttore. E i fisioterapisti, i logopedisti, eccetera, che si ritrovano insieme a condividere affanni e sforzi, a loro volta in qualche modo diventano resilienti, proprio perché è importante che credano nelle persone con cui si trovano a lavorare e nelle loro capacità. In questa impresa abbiamo iniziato appunto a proporre
qualcuno ci ha scritto, qualcuno ha rilasciato delle interviste che noi, delle chiacchierate, insomma, che abbiamo raccolto, e chiaramente ognuno con le sue sfaccettature, un grandissimo bagaglio, e quindi non è stato neanche facile perché materiale ricchissimo e molto vario. E naturalmente ci scusiamo con tutti quelli che eventualmente ci hanno raccontato delle cose, non troveranno tutto quello che ci hanno raccontato, perché era impossibile farlo stare tutto, cercando di essere anche sintetici e concisi. E ovviamente abbiamo messo nomi, abbiamo cercato di, anche se poi le colleghe chiaramente riconosceranno molte delle storie, però di omettere proprio per una questione di privacy. È un lavoro che è durato tanto tempo perché chiaramente richiede moltissimo tempo, che insomma nel tempo libero l'abbiamo fatto, e ci abbiamo lavorato quasi 4 anni e mezzo, insomma. E poi non volevamo scrivere un saggio, quindi è proprio una raccolta, un taglio esperienziale, si narrano le storie e le esperienze di vita. Il progetto è iniziato a prendere forma attraverso confronto, discussioni, ragionamenti tra di noi, vari aggiustamenti, e si è arrivati insomma al termine. Alle testimonianze ci è sembrato molto importante far precedere anche una parte teorica, breve, sintetica, però era interessante che ci fosse anche qualcosa che facesse riferimento agli studi, a quanto si trova in letteratura sulla resilienza, e per questo ci ha aiutati una collega, amica, Rita Longo. Poi, per quanto riguarda la fase editoriale, abbiamo trovato molta disponibilità in questa casa editrice che si chiama Sensibili alle Foglie, che ci ha ospitati in questa collana, si chiama Collana Ospiti, e che ha proprio un tipo di atteggiamento che parte dal basso, cioè ci sono gruppi di persone che narrano le loro esperienze, anche associazioni, quindi insomma è stato effettivamente molto bello anche il rapporto che c'è stato con loro. Un'ultima cosa sulla copertina: la copertina la troverete all'interno, è stata fatta da Carolina Rivadossi, che ci spiace perché non è presente, l'altra volta mi ha fatto un'altra presentazione bella, era presente, ha raccontato qualcosa sulla del perché, insomma, e brevemente vi dico, ha immaginato questo bosco di betulle dove in primo piano ci sono anche delle spine più scure, eccetera, poi c'è un sentiero che si snoda e al fondo è luminoso, insomma, si trova una parte così, quindi un po' il simbolo di quanto a volte il sentiero è tortuoso, faticoso all'inizio, poi ci sono anche dei momenti più luminosi. E le ultime considerazioni, per cercare di essere brevi e poi lasciare la parola a tutti, per me è stato un lavoro molto interessante, ho imparato un sacco di cose, è stato un motivo di confronto con altri colleghi, con altre figure professionali, ho imparato un sacco di cose ed è anche stato divertente. Divertente perché le persone che abbiamo incontrato, che ci hanno raccontato le loro storie, sono state estremamente disponibili, molto positive, nonostante che diluvia sul Fradicio, spesso e volentieri, come diciamo scherzando. E soprattutto abbiamo sempre colto questa capacità di ironizzare, di riderci su, di sdrammatizzare, e il capitolo che si trova alla fine del libro è un vero e proprio catalogo con le varie tipologie di fisioterapisti o operatori vari, per cui potete scegliere, insomma. E l'auspicio di noi tutti è che chi leggerà questo libro possa scoprire dentro di sé e nutrire la propria forza d'animo, il proprio coraggio e la propria resilienza. Grazie. Il
un'idea veramente importante. E loro hanno voluto coinvolgermi ad un certo punto del percorso che hanno narrato nella ricostruzione di questo libro, come così compagno per un confronto, per soprattutto trovare un filo che potesse mettere insieme l'enorme complessità che era stata raccolta. Tante interviste, tanto materiale, ma soprattutto tante esperienze significative. Non era in discussione il valore e il significato delle singole esperienze, il problema era riuscire a metterle insieme. E allora ci siamo trovati a quel punto, no? Insieme a fare questo, a tentare questo. E quindi anche questa sera mi ha affidato un po' il compito di sbanalizzare l'ovvio, cioè perché raccontare, mettere su un libro delle storie di alleanza e di resilienza. Potrebbe sembrare scontato, ma forse vale la pena anche di soffermarci un attimo e dare un corpo un po' più consistente a questa scelta. Parto da una affermazione, che è questa: l'uomo non è distrutto dal dolore, è distrutto da un dolore senza significato. Questa è una frase di Viktor Frankl, che, per chi non lo conosce, è stato un grande medico psichiatra, caposcuola nell'ambito psicologico, che, a differenza di molti altri colleghi, ha fatto un'esperienza particolare. Essendo di origine ebrea e capitando dalle parti della Germania negli anni precedenti alla Seconda Guerra Mondiale, Viktor Frankl è stato uno dei tanti deportati nei lager e lì è riuscito a resistere, a esprimere la propria resilienza e a uscirne sopravvissuto con una forza d'animo, una volontà e anche una capacità intellettiva di dar voce a tante esperienze che con lui altri avevano vissuto con lui. È riuscito a fissare degli insegnamenti memorabili proprio nella storia della psicologia e da cui penso tutto il discorso della resilienza dovrebbe partire. Lui diceva: in ogni essere umano c'è la libertà di trovare il significato nell'esistenza e di scegliere quindi il nostro atteggiamento nella sofferenza. Ecco, la resilienza è anche questo, è proprio il riuscire a prendersi la libertà, a conquistarsi la libertà di trovare forza e coraggio per cercare un senso nell'avversità, riuscire a reinterpretare l'avversità. Una favola moderna che penso abbia commosso molti e abbia dato, proprio concretizzato, questo pensiero di Viktor Frankl è La vita è bella di Roberto Benigni, dove noi vediamo un padre che reinterpreta per il figlio una realtà terribile e riesce a renderla, no, in termini ludici, come un gioco. Ci va molta forza, molta resilienza per fare questo. E Viktor Frankl sottolinea questo punto che voglio riprendere: la libertà di trovare un significato. Il dolore diventa sopportabile nella misura in cui noi troviamo un significato. Perché? Beh, Scomodo, uno dei più grandi filosofi del Novecento, Martin Heidegger, che diceva: noi dispereremmo se non avessimo quello spazio di senso nel rapportarci al mondo e nel prenderci cura degli altri e del mondo stesso. È proprio la ricerca del senso della propria esistenza che spinge l'uomo alla cura, a prendersi cura degli altri. Pensiamoci, quello che ci angoscia, che ci dispera nella vita, prima ancora della drammaticità o della tragicità di certe esperienze, è proprio quelle di non riuscire a collocarle dentro un significato. È lì che
entriamo in una dimensione che è senza fondamento, perde di ogni fondamento, è lì che ci che tocchiamo qualcosa che va nell'ordine di chiederci che senso ha tutto questo. Questa è la prova più dura, penso, per qualunque persona nell'avversità e nella sofferenza. Ecco, noi questa ricerca di senso l'abbiamo intravista proprio in tutte le narrazioni che ci sono state donate, offerte. Noi che con grande cura Giorgio e Renata hanno raccolto nelle interviste. E abbiamo cercato, prendendo come dire, il materiale grezzo delle narrazioni, di tradurle in parole, cioè di tradurre questo significato in qualche parola, e da lì una serie di capitoli che voi troverete in questo libro e che alcuni anche simpatici quando parliamo di umorismo e di autoironia, perché una delle qualità più utili proprio per la resilienza e la capacità anche di saper ridere di se stessi e degli altri e della vita, no? Ma già Giorgio ricordava il custodire la memoria delle nostre origini, no? Vivere con la consapevolezza l'ambiente, il clima di lavoro, gestire l'energia nel lavoro, acquisire autonomia, comunicazione, socializzazione, altruismo, ci sono tanti capitoli che hanno cercato di raccogliere, di dare un nome a queste esperienze. E non sono però ancora arrivato a dare una risposta alla domanda iniziale, cioè perché? Perché scriverla? Perché mettere in un libro? Allora, vi voglio leggere una poesia che non fa parte del libro. È una poesia di un poeta inglese, William Ernest Henley, ed è un poeta vissuto nell'Ottocento. Dal profondo della notte che mi avvolge, buia come un pozzo che va da un polo all'altro, ringrazio qualunque Dio esista per l'indomabile anima mia. Nella feroce stretta delle circostanze non mi sono tirato indietro né ho gridato. Sotto i colpi d'ascia della sorte il mio capo è sanguinante, ma indomito. Oltre questo luogo di ira e di lacrime si profila il solo orrore delle ombre e ancora la minaccia degli anni mi trova e mi troverà senza paura. Non importa quanto stretto sia il passaggio, quanto piena di castighi la vita, io sono il padrone del mio destino, io sono il capitano della mia anima. Bene, questo poeta, io non lo conoscevo, sono andato alla ricerca, no, da quelle fonti ormai a cui ci affidiamo su internet, e ho con curiosità saputo che questo poeta all'età di 12 anni rimase vittima del morbo di POT, una grave forma di tubercolosi ossea, e nonostante ciò riuscì a continuare i suoi studi e a tentare una carriera giornalistica a Londra. Il suo lavoro però fu interrotto continuamente dalla grave patologia. All'età di 25 anni gli venne amputato la gamba destra. Henley non si scoraggiò e continuò a vivere per circa 30 anni con una protesi artificiale fino all'età di 53 anni. Perché ho letto questa poesia? Beh, il personaggio, possiamo dire, è un altro grande eroe di resilienza, dalla biografia che abbiamo letto. Ma io ve l'ho letta perché questa poesia ha consentito, a detta di Nelson Mandela stesso, di poter sopravvivere per 27 anni nel carcere, in prigionia, ai tempi dell'apartheid. Nelson Mandela disse: grazie a questa poesia, grazie al lavoro di altri, grazie all'esperienza di altri, a volte noi riusciamo a superare delle sofferenze molto, molto grandi. Ecco, l'augurio che ci facciamo è proprio questo, che questo libro possa aiutare molte persone a trarre spunto da queste esperienze per superare le proprie fatiche, le proprie difficoltà. Grazie.
Sono Lina e lavoro qua nell'ufficio amministrativo di DOMS da diversi anni. Devo ringraziare Giorgio per avermi invitata questa sera a parlare con voi della mia storia, che io sinceramente non ho mai identificato come una storia di resilienza. Io ho sempre pensato di essere una persona fortunata, un po' miracolata. Poi però ho letto questo libro che ho trovato molto interessante e ho capito che in realtà la storia di una persona che viene catapultata da un giorno all'altro da una vita direi serena, tranquilla, anche molto gradevole, in una vita che non riconosce più, e soprattutto una vita dove deve assolutamente tirare fuori tutta la forza che magari non crede neanche di avere. Ed è la storia della mia malattia. Penso che possa definirsi un po' una storia di resilienza in piccola parte. Io tutto dalla mia storia comincia nell'estate del 2009, quando io mi sento benissimo, sono in perfetta forma fisica e lavoravo qui alla Domus, prendevo dei giorni così, quando c'era una bella giornata chiedevo ferie per poter godermi l'estate nell'attesa delle ferie poi lunghe di agosto. Una sera arrivavo da una giornata in piscina, quindi assolutamente tranquilla, e una sera il mio corpo decise di darmi un segnale veramente molto forte, inequivocabile, che voleva dire che c'era qualcosa che assolutamente non andava. Questo segnale io lo considero il primo miracolo della mia storia, perché io mi conosco e so che se non fosse stata una cosa veramente così, così forte, io avrei potuto trascurare questo segnale, avrei potuto dire ma magari aspetto che passi, oppure vado la prossima settimana, fra un mese, così. E invece è stata un'emorragia molto forte e mi sono dovuta precipitare in ospedale. Mi hanno, quindi questo è l'inizio. Il fatto che fosse una cosa non trascurabile è stata proprio la mia salvezza, perché poi il fatto di essere tempestivi in queste cose è fondamentale per salvare la vita. Sono stata operata, sono stata rassicurata al momento della dimissione, sono stata rassicurata che era una cosa guarita, perché è stata operata. In realtà un mattino, quando ormai credevo di aver superato quasi tutto, ho ricevuto una telefonata all'ospedale di Biella, dove mi si diceva che dovevo presentarmi nel reparto dove mi avevano operata, perché la dottoressa che mi aveva operata e il primario mi volevano parlare. Ho capito chiaramente subito che la situazione era abbastanza seria, e quando la mia dottoressa mi ha spiegato cosa avevo, devo essere sincera, io ho veramente creduto che mi crollasse il mondo addosso. Io ho avuto un momento proprio di così, la testa si è svuotata assolutamente, mi sono sentita persa, e la prima domanda molto stupida che mi è venuto spontaneo a fare alla dottoressa è stata: ma allora scusi dottoressa, allora io adesso muoio? E lei mi ha detto: guarda, adesso facciamo tutti gli accertamenti del caso, ma tu non è che muori, tu combatti. E in effetti proprio mi ha dato una specie di sveglia in quel momento, e io ho capito, io avevo 42 anni, avevo due figli, una di 15 e uno di 17, e io assolutamente volevo vivere per loro, per me, per tutta la mia famiglia, per gli amici che avevo, per tutti. Io volevo vivere la mia vita, continuare come prima. E quindi ho deciso che io avrei assolutamente lottato e non avrei mai mollato. Non posso assolutamente dire che per questa strada sia stata una strada senza intoppi, anzi. L'intoppo che forse adesso io vi racconto e forse è una cosa che uno può dire, va bene, però nel racconto di una malattia può essere un po' banale, cioè banalizza un po' quello che vi sto per raccontare come il mio ricordo più doloroso. In realtà il dolore fisico si supera, ci sono medicinali che te lo fanno superare, eccetera. Il dolore, secondo me, psicologico è un po' più difficile da superare. Io ricordo che mi hanno convocata di nuovo con la mia sorella gemella,
che non mi ha mai lasciato un secondo in tutta la malattia, mi hanno convocata e mi hanno detto: guarda, ti spieghiamo cosa ti capiterà e tra l'altro ti cadranno tutti i capelli. Io avevo i capelli più lunghi di adesso, molto più lunghi, ci tenevo molto, e io ho detto a quello che sarebbe diventato il mio oncologo di riferimento, quello che poi siamo anche diventati amici, gli ho detto: ma io so che non sempre cadono i capelli. E lui mi ha detto: no, a te cadranno proprio, perché quello che ti metteremo sarà qualcosa che te li farà assolutamente cadere. Scendevamo le scale io e mia sorella, e io mi ricordo che a lei dicevo: tanto a me i capelli non cadono. Mi avevano spiegato che sarebbero caduti dal 7° al 10° giorno dall'inizio della prima terapia. Io dal settimo al decimo giorno ho iniziato a tirare i capelli e a sentire che i miei capelli erano assolutamente saldi sulla mia testa. Questo è il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo giorno. Ormai io cantavo vittoria, perché dicevo: questo telefono al dottore e glielo dico che a me i capelli non cadono. La sera del decimo giorno, sfilando la maglia, l'unità della mia capigliatura è partita. E quindi io ho identificato, in quel momento mi sono veramente sentita malata, assolutamente malata. Ho identificato questa perdita di capelli, di femminilità, di estetica, ho identificata col fatto di essere malata, seriamente malata. E in quel momento devo dire che mi sono affidata completamente a chi mi stava intorno, alle persone che mi volevano bene, che mi vogliono bene, che mi hanno stimolata, mi hanno sgridata, mi hanno coccolata, hanno fatto in modo che io ritrovassi la forza che dovevo avere per poter combattere. Io ho mia sorella qua, che è la mia gemella e che sostiene ancora oggi che lei ha fatto la chemio, lei ha fatto la TAC, lei ha fatto la PET, e io, che sono una sorella molto gentile, non la contraddico, però in realtà ho fatto tutto io. Comunque questo è stato un momento di scoramento grosso. Direi che ci sono stati però anche dei momenti molto così. Io mi alzavo al mattino, ho continuato a venire a lavorare in Domus, mi alzavo al mattino e mi sentivo felice. E non sapevo perché, chiedevo alle persone che mi stavano intorno, chiedevo se ero a posto, se ero tutto a posto, perché non capivo di che cosa poteva essere felice, ma io veramente mi sentivo profondamente felice. Io credo che la mia resilienza sia proprio questo, un po' di positività, l'affidarsi alle persone che ti vogliono veramente bene e una dose di fortuna. Poi il miracolo è che io sono qua, posso parlare di quello che mi è successo e spero sinceramente che anche in minimissima parte, se potrà servire questa mia testimonianza a qualcuno che o sta affrontando o debba affrontare un periodo duro, che può essere di malattia o può essere di qualsiasi altra cosa, un periodo duro della sua vita, possa essere minimamente utile. Credo che veramente la mia esperienza, che se mi chiedessero vorreste rivivere, assolutamente non vorrei più rivivere, ma se mi dovessero chiedere vorresti non aver mai vissuto, io posso dire che comunque è stata molto istruttiva ed è un bagaglio della mia vita che non vorrei non aver vissuto. Spero solo, appunto, spero che sia utile a qualcuno e così il tutto viene compiuto. Io vi ringrazio. Scusate, sono un po' emozionata dalla testimonianza di vita. Io sono Federica, lavoro in Domus come psicomotricista da 15 anni e ringrazio tantissimo gli autori di questo libro, perché ho un po' assistito alla realizzazione, avendo Giorgio come collega che ogni tanto chiedeva, ci faceva leggere pezzi, e adesso che l'ho riletto devo dire che è stato proprio un aspetto di quello che è un po' il mio lavoro, nel senso di passività, di resilienza, cioè di andare a leggersi un po' i pezzi di forza che gli altri ti portano e di farli tuoi, ecco, che è un po' quello che succede quasi ogni giorno al lavoro. Io mi occupo nello specifico di bambini e sono piccole, minuscole, microbiche storie di resilienza quotidiana, no?
ed è un po' quello che ho trovato qua, che sono storie di altre persone, quindi magari non mi toccheranno mai nella stessa maniera, che non mi ricapiteranno, ma è proprio il leggere come tante persone diverse riescono a cavarsela, a trovare cose positive, che è lo stesso che rivedo nei miei piccolotti ogni mattina. Ed è un po' il dirsi, ok, non è, anche oggi devo andare a lavorare, dai, anche oggi ci sarà questo piccolo pezzettino di magia che andiamo a raccogliere. E quando i bimbi ti chiedono, tu poi che lavoro fai, perché sei lì l'autore che ti chini, ti alzi, e penso che sia sempre una buona domanda, veramente, che lavoro faccio, gioco, e raccolgo questi piccoli pezzi. Sono poi un po' lo spettatore fortunato di tante cose, dalla prima quella di sapone che vedi che ti incanta, di uno che magari faceva fatica anche solo a dire mezza parola, o al bambino che ti racconta che lui quando è nato pesava 8 etti e quindi era grosso come una foglia, che però è stato un grande guerriero e ce l'ha fatta e tu lo vedi lì. E per cui questo è stato proprio un po' l'etichetta, no? Di quello che sono per me 15 anni di vita. E per cui ringrazio tantissimo loro che l'hanno messo qua, che potrà stare sul comodino anche nei giorni più difficili. In realtà quando Giorgio e Renata, che mi hanno seguito all'inizio della mia esperienza resiliente, se così la vogliamo chiamare, ero piccolo, mi hanno detto, vuoi raccontarci la tua storia? Perché stiamo scrivendo un libro che parla di questo e quest'altro. Ho detto sì, ben volentieri, abbiamo fatto una piccola chiacchierata, come ha parlato giustamente Renata, però anziché raccontarvi della mia malattia, di quello che ho vissuto, per fortuna superato, soprattutto grazie, come diceva chi mi ha preceduto, alle persone che mi sono state vicine e che mi hanno supportato, io vorrei chiedervi una cosa. Vi siete guardati intorno? Avete visto quante facce sorridenti ci sono qui? Alle pareti? Ecco, il fenomeno della resilienza per me è anche questo, che il sorriso delle persone sia malate che non. Quello che posso raccontarvi a livello di esperienza è proprio questo. Nella malattia che ha portato a tanti anni di riabilitazione, molta fatica e anche tanto dolore, il filo conduttore era proprio il sorriso delle persone che mi accoglievano nei pomeriggi che ero qui a fare riabilitazione, appunto, di chi mi stava vicino, e mi dicevano sempre alzati, fai dei chilometri. Quindi importante, fondamentale è la parte positiva anche nel momento di scoramento maggiore. Faccio un esempio banale, un episodio che secondo me racchiude il giro di boa che personalmente ho avuto. Mi pare fossi 8 anni, 9 anni, non riuscivo nella maniera più assoluta a legare le scarpe da solo, a causa delle scarpe ortopediche, del ferro sotto le suole, insomma, una brutta storia. Ma ricordo come adesso, come fossi adesso, il pomeriggio in cui Giorgio mi disse, dai, ti insegno io a legarti le scarpe da solo. Ho detto, ma sì, sono anni che ci sto provando, figurati se questo arriva, mi dice no, ci mettiamo qui e impariamo. Vabbè, proviamo, no? All'inizio dice, vabbè, facciamolo contento, proviamo. E in effetti dopo 10 minuti, un quarto d'ora di tentativi, ci sono riuscito. È stato veramente come avere vinto, non so io, il Superenalotto, vinto 18 miliardi di euro. Perché? Legare le scarpe per molti, per coloro che non vivono in prima persona una disabilità, una malattia, è una cosa banale, lo fanno tutti i giorni. Se non ci riesci tanto bene, ti hanno anche inventato le scarpe col velcro, Renato. Però
se ci pensate bene, quello significa, ed è questo secondo me il punto focale del libro, così come della resilienza mia, ma forse di tutti, mi posso legare le scarpe da solo, che vuol dire che posso alzarmi e fare dei chilometri. Grazie. Io ho 53 anni e mi preso che è afasica e ho avuto un'emorragia cerebrale a 22 anni, non voglio annoiarmi, ma ho avuto molto piacere di vedere che i fisioterapisti, i psicologi sono cambiati nel tempo, negli anni, perché io sono 30 anni che vivo nelle palestre. Certamente ho avuto altre esperienze, mi sono sposata, mi sono laureata, insomma ho scritto un libro di resilienza 20 anni fa, 18 anni fa, però ero io, mia madre, mio padre e poi il mio marito. I fisioterapisti erano, quando erano buoni, mi dicevano, ma erano sempre alla finestra, non erano con me, avevano un atteggiamento di stupore, perché io non parlavo assolutamente, e ho ricostruito il linguaggio e io ho lottato da sola con i miei genitori, non con i miei fisioterapisti, con i miei amici. Giorgio ha detto nella curiosità parlare e ha detto io ho avuto dei traumi, no? Anch'io ho avuto dei traumi. Un medico per esempio mi ha detto, è capitato a te, ma com'è è capitato a me? Sì, è capitato a me, ma adesso che ho 53 anni, una maturità diversa, e a 22 anni nel pieno della mia forza, nel pieno della mia giovinezza, non puoi dire una frase così, è capitata a te. Oppure un medico fisiatra che mi ha detto ai tempi, quando 30 anni fa i medici, i fisioterapisti mi dicevano tu vai e fai la tua vita. Che vuol dire? Che voleva dire? Stai in sedia a rotelle e al massimo vai al gabinetto. Tutto il tempo stai lì a guardare la televisione. Io non ho mai accettato questo
cliché di malata e con me mi hanno sopportato i miei genitori, il mio fidanzato è Natan via, poi io ho trovato un altro fidanzato che è diventato mio marito e anche questo ho sentito una specie di ma ti sposi, ma cosa è annunciata così, ecco, e prima ti laurei, non si è mai visto una fase che si è laureata, a me mancavano 4 anni e la tesi, quindi non voglio annoiarmi parlando di te, io credo che i malati, gli handicappati, i disabili, quello vuole, però sono sempre uguali, hanno determinate forze, determinate punti deboli, ma io che ho seguito in 30 anni e siete cambiate voi, anche ieri, perché io vivo in ospedale, ho lunedì scorso ho avuto un'operazione, non c'entra niente con la mia disabilità, mi hanno tolto la cisterna. Tanto per te, così, ecco, lunedì ieri sono andata in ospedale a togliere i punti e magicamente si è materializzata la dottoressa Rosca che voleva farmi sentire la sua vicinanza. Io sono rimasta proprio la dottoressa Rosca e la preparatrice di fisioterapia. Allora, 30 anni fa, adesso è la mia dottoressa di riferimento perché non l'abbandono più, però 30 anni fa questi fisiatri dicevano buttala fuori dalla Veruno, da Novara, perché non c'è niente da fare, se è fortunata, va a vedere la televisione tutto il giorno e la dottoressa Rosca non è il tipo che fa così. Io sono contentissima che i malati abbiano la forza vostra, perché io non l'ho mai avuta. Io sono sempre stata una persona che ho lottato controcorrente come i miei genitori, come mio marito quando è venuto, sempre controcorrente.